Shalom Aleichem, cari ebrei, oggi Mishnah Shem su Masechet Sukkah, Daf Tet Vav. A quei tempi costruivano le case con assi di legno, come pavimento e come tetto. E generalmente avevano una larghezza sempre di 4 tefachim, 4 palmi. Però, nella Torah, non si può usare la Sukkah della casa, sia perché la casa non è stata fatta per le zelle specialmente. Veramente la casa è per ombreggiare, ma non è particolarmente per questo scopo, perché è fatta per usare per tutti gli scopi, tutti gli usi. E la Torah dice Chagatu Sukkot Taselcha, e deve essere una sukkah Taaseh Velo Minasui. Abbiamo già studiato questo alcune volte. Bisogna fare la sukkah e non qualcosa che è già preparata e fatta da prima. Dice la Mishnah, ti crasce in alea masiva un soffitto sempre di queste travi di legno, di queste tavole di legno, che masiva vuol dire intonaco, che non è, queste tavole non sono state intonacate. Sono squalificate per essere usate per sukkah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda è presente la machloket tra Beit Shammai e Beit Hillel, e la capisce in una certa maniera e Rabbi Meir la capisce in una maniera diversa. Rabbi Yehuda spiega che la disputa tra Beit Shammai e Beit Hillel è che Beit Shammai omrim mefakpek, che deve togliere questi assi e deve muoverle, e dopo di ciò venote l'achat mi benaim, e toglie un asse tra tutte le assi, una, cioè ogni, diciamo, ogni seconda asse, e ci mette sopra lo schach normale. Ubeti le romre me fakpek, è sufficiente che tolga queste assi, o note l'achat mi benaim, oppure toglie un asse e sostituisce l'asse con un schach normale, un schach kasher. C'è una disputa tra i mefarshim se deve togliere tutte. Secondo Beit Hillel, mefakpek significa un asse o tutte. C'è chi dice che un asse è sufficiente. C'è una questione tra i mefarshim anche se uno può sedersi sotto le assi che non ha smosso. C'è chi dice è sufficiente nel momento che ha smosso un asse, tutta la sukkah è diventata kshera. E qui non è una questione riguardo a quello che abbiamo studiato riguardo a Gzerat Tikra, il decreto dei saggi che non si possono usare tavole di legno, perché Rabbi Yehuda è l'opinione che si possono sì usare tavole di legno. Abbiamo già studiato questo. Rabbi Meir Omer che la disputa tra Beit Shammai e Beit Hillel invece è che notella chad viventaim sia Beit Shammai e Beit Hillel venome fakpek, che non è necessario di smuovere le assi, di toglierle. E, tornando a quello che abbiamo già detto, mi viene in mente adesso di menzionare che anche c'è una disputa tra i poskim se bisogna togliere anche con i chiodi oppure no. E questione se bisogna togliere le assi e anche i chiodi oppure non bisogna togliere i chiodi. Secondo Rambam bisogna togliere anche i chiodi. E dunque, adesso tornando alla Meir, Meir dice che toglie un asse e non è necessario di spostare tutte le assi, perché secondo la Meir questo spostamento delle assi, lo smontamento delle assi, non giova nulla. Siccome secondo il Meir i saggi hanno decretato che non si possono usare assi di aventi 4 tefachim di larghezza a causa del decreto di Gzerat Tikra, perciò secondo il Meir anche se sposta questi assi non ha concluso nulla. E benché
secondo me, non ha riparato un aspetto, nel senso che non è più assui, benché tasse, perché ha fatto un'azione, ha spostato le assi, perciò ha compiuto un'azione positiva per rendere la sua valida, però non è sufficiente perché c'è sempre questo decreto di saggi che non si possono usare assi di legno. Però se ha tolto un asse, ci cioè ha messo lo schach normale, allora sì, è valido. E questa è solo la condizione che non ci sono quattro amò da un lato della sukkah, abbiamo già studiato questo alcune volte, che ci sono meno. E secondo, questo è secondo Rave, secondo Shmuel abbiamo già studiato che si tratta di una sukkah che ha 8 amot, che ha tolto due assi nel mezzo, che è rimasto spazio vuoto di 8 tfachim, e l'ha coperto con Schach Kasher, e ha tolto ogni secondo asse e rimpiazzato con Schach Kasher. Abbiamo già studiato questo, perciò secondo Kushmuel questo è il caso, e in questo caso diventa una sukkah kshera, si è fatta così, perché anche perché non, ci sono quattro amò da ogni lato. Adesso voglio leggervi il Ritva che spiega questa sukkia in maniera eccezionale. Chiede Ritva, che è apparente da ciò che dice la Bibbia, che se toglie un asse, allora tutta la sukkah è diventata kshera, anche se ci sono altri assi. E appare che uno può sedersi anche sotto le altre assi, anche secondo la Bibbia. Perciò spiega che si tratta di assi aventi una larghezza minore di 4 tefachim. E questo è secondo Rav, però secondo Shmuel, che ha detto che c'è il divieto di Xeratikra, c'è il problema di Tasevi Lominasui, e c'è il problema di Xeratikra. Perciò, secondo Rabbi Meir, secondo la sua città, che hanno decretato Xeratikra in assi aventi 4 tefachim, perciò lui vieta, e se il soffitto è fatto anche di assi aventi meno di 4 tefachim, e anche se ha smontato degli assi e ha annullato il problema di Tasevi Lominasui, comunque c'è il problema di Xeratikra. Però se toglie un asse, come dice la Mishnah qui, in questo caso non c'è più il problema di Tasevi Lominasui, perché ha fatto una nuova azione, e anche non c'è il problema di Xeratikra, perché si vede, gli osservatori vedono che lui sta togliendo le assi per mettere uno schach invece delle assi. E perciò non c'è il problema che permetterebbero di usare il soffitto delle case senza un'azione positiva, un'azione attiva. E secondo la Biuda, che non c'è il decreto affatto, non hanno decretato. E i saggi hanno decretato un divieto riguardo a fare soffitto di assi, e perciò se sposta delle assi e con ciò ha risolto il problema di Tasevi Lominasui, e perciò in questo caso è permessa, secondo questa spiegazione del Ritva di questa sughia. Dice la Gemara,
Mi chiama Betilel Tamayo, la ragione di Betilel, perché c'è scritto Torah Taaseh, c'è scritto Hakatzuko Taaseh Elcha, Bilomina Sui, non do ciò che è già stato preparato prima come la casa. Che una casa non è usata, è usata per tutti gli usi, tutto l'anno. Il problema della casa è che è tutto l'anno, e Sukkot è solo per 7 giorni. Perciò, secondo Betilel, ime fapek, avide masse, e sia spostato delle assi e ha compiuto un'azione attiva, inoltre la chandivita ima avad masse, e sia se ha tolto un asse, ha fatto anche, e ha messo uno schach invece di questa asse, allora anche ha compiuto un'azione attiva. Però il problema è con Beciamai, e la Beciamai Matamai, per quella ragione, e quella ragione di Beciamai, io mi sono tasse per la Minasui, Bechada Saghi. Se il problema di tasse Minasui, allora è sufficiente che tolga solo un asse. Vimi Shum Zeratikra, Benotella Halmentaim Saghi, anche togliendo un asse, anche sarebbe sufficiente. Allora perché Beciamai hanno chiesto di togliere ogni secondo asse e rimpiazzarlo con Schach normale? Risponde Gmarà, Leo la Mishum Gzeratikra, veramente il problema che aveva Beciamai è Mishum Gzeratikra, il decreto di Tikra, del soffitto. Vachai Kamer, questa è la spiegazione di Beciamai. Afal Pishem Fakpek, che benché smuove l'assi, ino tenachametaim in, vilolo, però questa condizione che toglie ogni secondo asse, e se no, non è valido. E secondo Rashi, è evidente che questa un'azione attiva ha aiutato a togliere annullare la Gzeratikra. E perciò è permesso di sedersi anche sotto alle assi che non ha tolto. Comunque ciò crea una difficoltà con la Mishnah che abbiamo studiato prima, che non può dormirci sotto. E qui Mashma che è evidente che può sì stare sotto l'assi. E perciò vediamo che dice Gemara che Beciamai non intende che bisogna fare tutte e due le azioni. E perciò secondo Beciamai è sufficiente che tolga un asse, ogni secondo asse. E ciò che intendevano dire mefakpek, questo vuol dire che non è sufficiente di smuovere le assi, ma bensì deve togliere un secondo asse. Questo intendeva dire. Chiagmara, Iachi, Eima Seifa, Rabbe Mir Omer, Notel Achad Bimetaim, Avaloi Fakpek. Ma la parte finale della Mishnah, Rabbe Mir dice che toglie un asse e non è necessario che smuova le assi. Ma secondo ciò che abbiamo spiegato appena adesso, che Beciamai dicono che deve togliere per forza un asse tra di loro, e perciò vediamo che Rabbe Meir, hanno Beciamai, la spiegazione di Beciamai è uguale a ciò che dice Rabbe Meir, e perciò è una ridondanza, è una ripetizione. La Mishnah avrebbe dovuto dire che Beciamai e Rabbi Meir dicono la stessa cosa. Risponde a Gemara, Ahi Kamar, lo nechil ku Beciamai e Betilel va davar ze. E bensì, Betilel anche sono d'accordo, cioè dice Rabbi Meir, che anche Betilel sono d'accordo con me che hanno decretato la Gzerat Tikra, il decreto del soffitto, e perciò bisogna per forza togliere un asse tra di loro. E non bisogna, non è necessario di spostare, di smuovere le assi. E la disputa tra me e Rabbi Yehuda, che secondo Rabbi Yehuda solo Beciamai dicono così, invece io dico che sia Betilele e Beciamai dicono entrambi che bisogna togliere un asse tra di ogni,
ogni tre di loro, ogni seconda ansia. Che cosa viene a insegnarci la Mishnah che riguarda la disputa tra Biuda e Rabbi Meir? De Rabbi Meir, itlex ratikra Biuda, letlex ratikra. Che secondo Rabbi Meir i saggi hanno decretato la xeratikra, invece secondo Rabbi Biuda, letlex ratikra. Che secondo Rabbi Biuda i saggi non hanno decretato riguardo a xeratikra. E secondo Rabbi Yehuda è sufficiente di risolvere il problema di Tassem e Rominasui, e perciò spostando un asse già è sufficiente. E chi è affligo ba Hadasimra? Già abbiamo visto una volta che c'è stata questa disputa tra Rabbi Yehuda e Rabbi Meir, Ditnan, Mesachim e Nesarim, di vrei Rabbi Yehuda e Rabbi Meir Oser. E allora, perché è necessario che la Mishnah ripeta e ci venga a insegnare nuovamente che c'è questa disputa tra Rabbi Yehuda e Rabbi Meir? Risponde la Gemara: Amar Rabbi Chiya bar Abba Amar Rabbi Yochanan Bereisha. La Bereisha si intende la Mishnah precedente, e non si trattava di Gzerat Zeratikra, che hanno quattro tefachim di larghezza, bensì benessarim shupim maschina. Si trattava di assi piallate che sono state allisciate e che non hanno quattro tefachim di larghezza, e perciò non è necessario. I saggi non hanno decretato riguardo a tali assi, e ciò che hanno decretato è Mishum Gzerat Kelim Naguba. La ragione della disputa che secondo il Meir hanno decretato che non si possono usare queste assi piallate perché sono considerate utensili che sono soggette a impurità, e perciò non si possono usare i Pesach. E benché queste assi sono e non sono veramente utensili, sono Pshutekleetz significa un semplice oggetto fatto di legno che non ha una cavità. Infatti queste assi non hanno cavità. Se non hanno cavità non possono ricevere impurità, non sono soggette a impurità. Con tutto ciò, siccome possono essere usati come utensili, e dice che i saggi hanno decretato questo, che non si possono usare per Sukkot, affinché non usino, siccome cioè hanno fatto gzerà di queste assi, affinché non usino anche utensili che sono soggetti a impurità. E secondo Rabbi Yehuda no, e dice che non hanno decretato tale decreto, mentre invece la nostra Mishnah sta spiegando che perché non è una ripetizione. La Mishnah precedente tratta di assi che sono state piallate, e mentre invece la nostra Mishnah tratta di assi che non sono state piallate, e perciò non c'è il decreto di utensili, possono usare utensili, perché non c'è nessun utensile che è simile a essi. Però siccome hanno larghezza di 4 tefachim, perciò c'è la disputa tra Rabbi Yehuda e Rabbi Meir, che secondo Rabbi Meir c'è il decreto di Tikra che non si possono usare perché come soffitto, e secondo Rabbi Yehuda no. Kiyak mara u Rabbi Yehuda amarav de amar sikha bechitzim zacharim kshav nekevot psula velo gazar zacharim ato nekevot achanem lo nigzar nesarim mishupim atukim. Abbiamo studiato precedentemente che le punte di frecce di ferro, ci sono due tipi: ci sono punte di ferro che hanno una cavità e ci sono punte di ferro che non hanno una cavità, ci sono maschi e femmine. Ma lì abbiamo visto che la Mishnah lì non hanno decretato di maschi a causa di femmine,
Perciò, Kirakmara, e perché dice Kirakmara, vuole dire che hanno decretato a causa di assi piallate che non usino altri utensili, diciamo, che possono essere soggetti a impurità. Peschach. E siccome vediamo che riguardo le punte di frecce non hanno fatto una xerah, perciò diciamo che anche lì non hanno fatto xerah. Perciò questa è una domanda contro quello che ha detto Rav Chiya Bar Abba, in nome di Rabbi Yochanan, e ha respinto questa risposta. Perciò la risposta di Rabbi Yochanan è stata respinta. E l'Arkolchach risponde a Gemara, un'altra spiegazione. Reisha plige bigzeratikra, vesefa plige bigzeratikra. E ambedue trattano, veramente tutte le Mishneot trattano delle gzeratikra. Solo che sefa Rabbi Yudai, la sefa è secondo l'opinione di Rabbi Yuda, di Kamar Lei Rabbi Meir, Amaika Assart Benessarin, Mishum Gzeratikra. Aisvarebbe Shamayu de Itleo, Betile Logazre. E questa chiese Rabbi Yuda Armeir, questa sfora di Xerati Kra è solo secondo Rabbi Shamayu, non secondo Betilel. E rispose Vama Rabbi Meir, lo nech Rabbi Shamayu Betilel Bdavarze. No, che non c'è disputa riguardo a questo. Che secondo Meir, anche secondo Betilel, i saggi siano decretato Xerati Kra. Questa spiegazione perché è necessario di dire questa seconda Mishnah per dirci la risposta di Rebbe Meir a ciò che gli disse Rabbi Yuda. Adesso chiede Gemara riguardo ciò che ha detto Shmuel. Ani chale rav damar machloket si tratta b'sheyesh b'hem arba dramei iret legzeratikra v'rabbi Yuda let legzeratikra. La disputa è se questi assi hanno una larghezza minima di 4 tefachim. E la Shmuel dice che non c'è machloket, ma c'è bahem arba divrei kol psula, sefa mimai plige. Però secondo la Shmuel, che lui dice che se la disputa consiste se hanno una larghezza di 4 tefachim, però se non hanno una larghezza di 4 tefachim, tutti sono d'accordo che sono invalidi sia secondo Rabbi Meir e sia secondo Rabbi Yuda, e entrambi sono d'accordo che sono invalidi, e perciò se è così, allora perché Rabbi Yuda ha detto che Betilel hanno permesso di usare il tetto spostando un po' un asse? Perché secondo Shmuel, se hanno 4 tefachim, c'è la Gzerat Tikra secondo tutti. Spiega la Gemara per spiegare ciò che ha detto Shmuel. Cioè, la disputa della nostra Mishnah si tratta che non c'era un soffitto, e adesso viene a fare un soffitto per la Sukkah, che anche secondo la Biuda è. Questo tale soffitto squalifica la Sukkah, perché forse farebbe un soffitto anche nella casa. E perciò spiega che Bitule Tikra Kamifleghe, la disputa tra Rabbi Yuda e Rabbi Meir, si tratta che se viene a spostare, a smuovere queste assi per annullare il problema di Tassem Nomina Sui, che allora ciò creerebbe e validificherebbe lo schach, diventerebbe valido. E siccome facendo così, ciò dimostra che lui sa che non si può fare uno schach di un soffitto della casa. E perciò vuole spiegare a Gemara che questa è la disputa tra Biuda e Rabbi Meir. Marsavar, secondo Rabbi Biuda, secondo Betilel, Batla Beachi, siccome ha spostato lo Schach, facendo ciò ha annullato il problema di Tasseminas, Velominasui. Siccome lui sa
che non si può fare un soffitto di travi, di assi nella casa. Perciò non è più necessario di fare la Xerat Ikra, e perciò tutta la sukkah diventa Kshera. Però secondo Beit Shammai hanno sì decretato Xerat Ikra, anche in questo caso, e perciò anche se sposta le assi non ha giovato nulla e deve per forza toglierne una tra di esse. Omar Savar, secondo Rabbi Meir, lui era l'opinione che secondo Beit Hillel anche hanno decretato in questo caso e perciò Beachi lo batla, che spostando le assi, anche secondo Beit Hillel, non hanno annullato Gzerat Ikra e perciò il decreto rimane e perciò per rendere la sukkah valida, anche se secondo Beit Hillel bisogna togliere un asse e tra essi e bisogna e rimpiazzarla con Schach Kasher. Continuiamo al prossimo Mishnah. Amekaresu Kato Shippudim, uno che ha fatto uno Schach con spiedi, e siccome spiedi sono utensili che sono soggetti a ricevere impurità, perciò sono squalificati per Sukkah, per Schach. O Barukot HaMitah, oppure ha messo delle colonne che serviva, a quei tempi usavano per fare i letti, sono anche dei assi di legno che servivano per formare un'intelaiatura, per formare un letto. Adesso lui ha usato questo per Schach e siccome ricevono impurità, sono soggetti a ricevere impurità, e ha lasciato uno spazio tra di loro. Imi Asherah Benehem Kimotan Kshera, però se ha lasciato uno spazio tra ogni spiedo e anche con queste tavole del telaio del letto, ha lasciato uno spazio uguale come la loro larghezza e l'ha riempito con Schach Kasher, in tal caso la sukkah c'era, è valida. Un altro din, Chotet Begadish Asot lo sukkah e Nat sukkah. Se uno ha incavato in un pagliaio e ha creato uno spazio vuoto e chi vuole usare adesso come sukkah, questo pagliaio che adesso ha uno spazio vuoto dentro non è considerata sukkah. Si intende, non si è considerata sukkah kshera perché normalmente c'è il problema di tassare una mina sui, perché bisogna fare un'azione valida e questa azione che lui ha incavato da sotto non è considerata. Dice Mara, lema ti avi tufta della buona della Yeshua, perché non suggeriamo che la nostra Mishnah rappresenta una confutazione contro ciò che ha detto Ravuna Breda Yeshua, che lui ha insegnato che nel caso di, siccome abbiamo studiato in Masechet Rovin, che la parte recintata è uguale, la lunghezza della parte recintata è uguale allo spazio vuoto, spazio aperto, Rappa Amar Mutar, è permesso di portare in tale spazio, siccome la parte che è aperta è la metà, perciò non è maggiore della parte recintata, perciò dice che questa parte è considerata sufficiente, questo recinto è sufficiente per poter portare dentro questa zona. Ravuna Breda Yeshua Amar Asur, che lui dice che questo non è considerato Rishut Yechid, affinché si possa portare dentro questo spazio, perché la zona recintata deve essere maggiore della zona aperta. Però nella nostra Mishnah abbiamo visto che se uno ha fatto
lo Schach di ha messo questi spiedi e ha lasciato uno spazio vuoto tra di loro, esattamente uguale allo spazio, cioè alla larghezza degli spiedi, e perciò abbiamo visto che si è fatto così, che la Mishnah, la Mishnah dice che la sukkah è valida, e secondo ciò che ha detto Rabbona Ben Yeshua, se lo spazio che è kasher è uguale allo spazio chiuso, allora non è valido. Invece nella nostra Mishnah vediamo che è valido, spero che è chiaro. Nuovamente, nella Mishnah vediamo che se lo spazio è uguale, lo spazio kasher, che uno ha fatto uno schach kasher e sugli spazi, negli spazi vuoti dove ci sono gli spiedi, però ci sono gli spiedi che sono, non sono kasherim e sono metà metà, e dice la Mishnah che è valido. Invece secondo Ravuna Ben Yehoshua dice che se c'è una zona recintata che recinta esattamente uguale nella lunghezza alla zona, alla parte che non è recintata, sono esattamente metà metà, che non è reshut yachid, perciò il recinto è invalido. Invece qui si vede che lo schach è valido. E adesso la Gemara respinge questa domanda e dice Amaracha Ravuna Ben Yehoshua Maik Motan Ben Nichas Yotze, intende dire che non è uno, che lo spazio vuoto tra gli spiedi non è esattamente uguale alla larghezza degli spiedi, bensì è leggermente maggiore, e perciò è un po' più grande della larghezza degli spiedi, perché intende Ben Nichas Yotze, cioè che è facile togliere gli spiedi e rimetterli, perciò non possono essere stretti tra di loro. Perciò si tratta che lo spazio vuoto è leggermente più grande. Chiamara Vaif Shale Tzamtzem. E abbiamo girato da Vaif Shale Tzamtzem. Ma veramente la Gemara non accetta questa spiegazione. E dice che il testo della Mishnah indica che si tratta che esattamente la larghezza degli spiedi, gli spazi vuoti sono uguali alle larghezze degli spiedi, non si può dire che è più grande. E secondo me, Amar Rabbeyami Bimadif, e si tratta che veramente hanno lasciato uno spazio più grande, e perciò risponde alla domanda Ravamar Afilo Teima Beshen Madif. Anche se vuol dire che non hanno lasciato uno spazio vuoto, qui si tratta che Ima Yonitunim Sheti Notan Erev, Erev Notan Sheti. Si tratta che vuole usare gli spiedi come supporto per lo Schach, e perciò se l'ha messo in una certa direzione, mentre lo Schach ha una direzione a 90 gradi, perpendicolarmente alla direzione degli spiedi, e perciò facendo così chiude tutti gli spazi vuoti, e perciò diventa uno schach kasher. E Rashi spiega che quello che la spiegazione di Rava intende dire che gli spazi vuoti diventano la maggioranza e perciò annullano gli spazi chiusi degli spiedi, e perciò c'è un bitul berov, c'è la maggioranza che crea questa situazione di permissibilità di usare la sukkah, mentre invece Tosafot che spiega che la spiegazione di Rava è che chiude tutti gli spazi vuoti che sono completamente chiusi, e ciò rende la sukkah kshera. Penso terminiamo qui, perché adesso inizia un'altra sughia che continua abbastanza nel prossimo Daf, benché questo Amud è veramente cortissimo, poche righe, ma entra abbastanza nel prossimo Daf, perciò terminiamo qui. Grazie per l'ascolto e che Hashem vi benedica.